Il tema non è soltanto i compiti, ma anche tutto quello che sta dietro, quindi il metodo di studio, tutta la pianificazione dello studio, l'esposizione di ciò che il ragazzo apprende e tutto quello che riguarda un po' la scuola e la gestione dei compiti. Dovremmo fare poi una distinzione, Esatto. perché appunto il laboratorio compiti non è in realtà un semplice doposcuola o delle ripetizioni. In realtà noi a un certo punto ci siamo chiesti come cercare di andare un pochettino più in là rispetto a queste due tipologie di proposte, che sono sicuramente giuste. Nella nostra visione è appunto un'occasione non soltanto per fare i compiti, ma anche per imparare a eseguirli in maniera efficiente e il più possibile autonoma. E per andare poi a colmare anche le lacune che riguardano le materie scolastiche. Il focus è imparare come colmare quelle lacune e imparare come fare i compiti, cioè non soltanto colmarle e fare i compiti, ma anche evitare che questi problemi possano poi ripresentarsi. È sicuramente un percorso e al di là del lavoro sulle pure materie scolastiche o sui compiti, vedremo che noi affianchiamo un training cognitivo che permette al bambino di fare anche un lavoro sulle proprie abilità cognitive e sulla propria mente per cercare di essere più flessibile, più efficiente. Infatti, spesso capita di genitori che si sentono in difficoltà da questo punto di vista perché vorrebbero aiutare i propri figli ma non sanno come fare, oppure si trovano davanti un muro, e si trovano nella difficoltà di gestire questo, diciamo così, poca motivazione, scarsa motivazione nell'affrontare i compiti. Quindi il nostro obiettivo è di portare bambini e ragazzi ad acquisire diverse modalità e diverse strategie per andare a eseguire i compiti. Quindi non vogliamo soltanto soffermarci, come dicevo prima, sull'esecuzione, ma anche sull'acquisizione di strategie, anche l'autostima e il senso di autoefficacia, inteso come il sentirsi competenti e capaci e quindi poi non avere paura di esporsi. Una delle prime caratteristiche del nostro laboratorio compiti è proprio il primo colloquio che effettuiamo con la famiglia. Il primo colloquio con la famiglia è il passo fondamentale che noi facciamo per poter costruire un percorso basato sulle necessità di ogni utente. Conoscere la famiglia ci permette non solo di capire un po' le esigenze e le aspettative che hanno le famiglie rispetto a quello che andranno a fare i ragazzi durante il laboratorio, ma anche di avere una panoramica del bambino e delle sue caratteristiche che ci permetterà poi di costruire successivamente in equip di lavoro dei percorsi basati sulle reali ed effettive capacità per portarli ad esprimere il loro massimo potenziale. Cos'è il training cognitivo, che è un po' la caratteristica del nostro laboratorio compiti? Nel nostro centro attingiamo da due metodi principali, il metodo Feuerstein e il metodo Brainerec. Questo è il primo errore che spesso viene fatto quando si parla di training cognitivo, cioè si pensa che il training cognitivo sia utile soltanto a chi ha una difficoltà, ma può essere anche molto utile per i cosiddetti bambini normotipici che non hanno nessuna difficoltà particolare o hanno comunque qualche difficoltà a livello scolastico, ma vogliono trovare delle modalità più efficienti per esprimere il proprio potenziale. Quindi il metodo Feuerstein e il metodo Brainerec vedono che attraverso la presenza di un trainer o di un applicatore o di un mediatore si svolgano delle attività che siano poi funzionali a quella che è la metacognizione, un momento in cui ci si ferma a riflettere sui propri processi di pensiero, mappe concettuali, brainstorming. Non esiste un metodo di studio universale, ma c'è il metodo di studio più adatto ad ogni persona. Il ragazzo deve, o il bambino deve trovare la regola che governa questa tabella a doppia entrata per riuscire a trovare la risposta di quello che manca. Andiamo ad esercitare tutti quei processi logici, inferenziali e di problem solving che poi portano a trovare la risposta. Elemento fondamentale all'interno del laboratorio compiti è quello che si chiama il cooperative learning, ovvero l'apprendimento cooperativo. Quindi attraverso lo stare insieme i bambini e i ragazzi apprendono, imparano.
Una delle regole principali che abbiamo noi trainer cognitivi o comunque mediatori, che ci ripetiamo molto spesso, è quella di non dare risposte ma fare sempre delle domande o il più possibile delle domande. Cerchiamo anche di creare delle discussioni, ovviamente discussioni costruttive, per far sì che i ragazzi imparino anche a confrontarsi tra di loro. E una regola fondamentale all'interno del laboratorio compiti è che nessuno deve essere preso in giro né per i propri errori né per le proprie opinioni, ma se c'è, insomma, qualcuno che è in disaccordo, se ne parla, si discute senza arrivare alla presa in giro o senza far sentire nessuno inadeguato perché ha un pensiero diverso da qualcun altro. Spazio e tempo sono le due dimensioni fondamentali per eseguire i compiti. La routine è fondamentale perché permette ai bambini di rendersi indipendenti. Iniziando dallo spazio, possiamo dire che il luogo destinato ai compiti deve essere un luogo sereno in cui viene agevolata la concentrazione. È magari una cameretta solo per loro da poter dedicare al momento dei compiti. L'importante è che sia una stanza non di passaggio. Ad esempio, nel momento in cui viene utilizzata la cucina per fare i compiti, il tavolo deve essere sgombro da qualsiasi tipo di distrazione. Il tempo dei compiti non può essere lasciato al caso. È fondamentale che non sia troppo dilatato e che non sia eccessivo. Un consiglio che do spesso anche alle famiglie quando vengono e mi pongono domanda su come gestire i compiti a casa è quello di utilizzare, soprattutto per i bambini più piccoli, un timer che possa scandire delle piccole frazioni temporali. Dare loro l'attenzione necessaria affinché predispongano il piano di lavoro, sedersi con loro, osservare il diario, strutturare insieme una scaletta su come effettuare i compiti partendo dal più difficile per arrivare al più semplice e decidere insieme a loro, qualora i compiti fossero tanti, anche delle pause da fare. La prima parte del nostro laboratorio compiti è dedicata al training cognitivo, in cui i ragazzi, attraverso la metacognizione, iniziano con la parte dedicata al metodo Feuerstein. Successivamente c'è una pausa in cui i ragazzi fanno la merenda e poi si parte con i compiti. Una delle prime cose che noi insegniamo ai nostri ragazzi è l'utilizzo del diario scolastico, la responsabilità di scrivere i compiti sul diario scolastico, di utilizzare il diario scolastico come strumento per segnare tutti i compiti ci aiuta poi nell'organizzare una delle cose fondamentali che facciamo nel laboratorio, il planning di studio, e cioè un planning che ci permette di capire nell'arco della settimana quanti compiti devo fare. Un altro degli obiettivi che noi ci poniamo è quello di potenziare le competenze apprese o quelle in via di sviluppo. Questo lo facciamo attraverso il training cognitivo che con la metacognizione ci permette di potenziare cose che i ragazzi sanno già fare. È molto importante lavorare su ciò che i ragazzi sanno già fare, perché ci permette di preparare un terreno fertile che farà crescere l'autostima necessaria per poi andare ad affrontare tutto ciò che in realtà in loro provoca frustrazione o ansia. Per esempio, durante il laboratorio, una delle cose che i nostri operatori fanno è quella di insegnare ai ragazzi strategie per poter superare quel momento di frustrazione quando ci si ritrova di fronte ad un esercizio complesso. Maturare e creare il senso di responsabilità e autonomia. L'uso del diario permette ai ragazzi di responsabilizzarsi: sono io responsabile di ciò che ho scritto, perché fondamentalmente questi compiti sono miei e li sto facendo per me stesso, non per la mamma, non per l'insegnante. Il laboratorio compiti si può svolgere sia in presenza che da remoto eventualmente. Quindi noi cerchiamo sempre di formare dei gruppi misti. Si svolge due volte alla settimana per ogni gruppo, quindi o il lunedì e il mercoledì oppure il martedì e il giovedì. Il laboratorio è aperto sia a bambini delle scuole elementari sia a ragazzi delle scuole medie e superiori. Cambia l'orario proprio perché anche il carico di compiti è diverso, nonché l'orario di uscita da scuola. Quindi le scuole elementari dalle 17 fino alle 19:30 con una piccola pausa merenda in mezzo, e per le scuole medie e superiori dalle 15:30 alle 19:30 con possibilità, se necessario, di eventualmente venire a prendere il ragazzo, il bambino, anche prima. Si attiverà dal 2 ottobre e andrà avanti fino a fine maggio 2024, come dicevo, appunto, online oppure in presenza. La nostra sede è in via Legnano 4 a Garbagnate Milanese. Per quanto riguarda l'iscrizione, c'è la possibilità di scegliere tra la formula base e la formula plus. La differenza è che nella formula plus viene inserito anche il Gibson test delle abilità cognitive, utile per andare ad analizzare quelli che sono le
abilità cognitive, diciamo le carenze o le difficoltà. Gibson Test è un test riconosciuto a livello mondiale, creato in America. Servizi aggiuntivi, adesso vi presenteremo. Il primo è l'accompagnamento scolastico individuale, che è una sorta di laboratorio compiti, diciamo così, individuale, parallelo, in cui si strutturano dei piani di studio individualizzati e si cerca di accompagnare il ragazzo anche a livello emotivo. Offriamo questo servizio di mediazione e di accompagnamento, accompagnamento emotivo del ragazzo, momenti di consulenza, pacchetti di consulenza che possono aiutarlo anche emotivamente a gestire l'ansia e la frustrazione derivante da dei piccoli insuccessi o anche semplicemente a gestire meglio emozioni troppo contrastanti in lui. Eseguiamo anche un percorso di parent training e di teacher training. Che cosa sono parent training e teacher training? Sono dei percorsi psicoeducativi che permettono di aiutare a gestire meglio i conflitti familiari, incontri con docenti e genitori per costruire questa rete. Noi offriamo anche un servizio di consulenza per la lettura, la stesura e la revisione finale dei PEI e dei PDP. Su richiesta quindi ci occupiamo di revisionare insieme alle famiglie i PDP e i PEI stilati delle scuole nei tre momenti fondamentali dell'anno. Esplicitare alle famiglie cosa c'era all'interno di un PDP, quindi aiutarli a capire come venivano utilizzati gli strumenti compensativi e dispensativi. Cerchiamo di spiegare ai docenti che gli strumenti compensativi e dispensativi non sono una giustificazione o un qualcosa dietro cui i ragazzi si nascondono per non fare quello che fanno gli altri in classe, ma sono uno strumento fondamentale per permettergli di superare quel piccolo scoglio che li porterà poi a raggiungere lo stesso livello della classe. L'ultimo servizio aggiuntivo riguarda un po' uno dei momenti un po' più difficili, no, per le famiglie, perché è il momento degli esami di fine ciclo di studi, quindi parliamo dell'esame di terza media e dell'esame di fine di superiori. Richiedono una pianificazione, l'organizzazione dello studio, una capacità anche espositiva e argomentativa. Invece per quanto riguarda la parte psicologica, ci siamo resi conto che molto spesso può essere molto utile affiancare anche al laboratorio compiti la possibilità di delle sedute di counseling psicologico. Si può pensare anche di far accedere a questo servizio eventualmente i genitori o i fratelli dello studente. È uno spazio neutro, cioè è uno spazio in cui siamo entrambi sullo stesso piano, la persona si confronta con se stessa, provando a capire e a guardare la problematica da un'altra ottica. Noi offriamo la possibilità di fare il primo colloquio gratuito. Per quanto riguarda i counseling psicologici, non ci sono dei pacchetti già pronti. I percorsi vengono strutturati sulla base proprio di delle problematiche che emergono durante il primo colloquio. Il nostro allenamento piace, è divertente, è spronante, è sfidante, fa acquisire tantissima autostima perché comunque mette in gioco delle competenze che a volte alcuni non sanno neanche di avere. E quindi piace tantissimo.